Eccoci qua, una cordiale buonasera a tutti, amici ed amiche di Teleducato Piacenza. Come ogni lunedì, sta per iniziare una nuova puntata dell'Altro Calcio. Vedremo insieme a voi e ai nostri graditi ospiti tutto quello che è successo sui vari campi del calcio dilettanti. Non perdo altro tempo e passo subito la parola a Isa per la presentazione dei nostri ospiti. Buonasera a tutti, salutiamo Michele Bagliarini, portiere del Pro Piacenza, Buonasera. Enrico Ortalli Buonasera. e Sandro Quagliaroli. Buonasera. Bene, come avete visto stasera abbiamo qui con noi Enrico, quindi la rubrica Io dico che la farà direttamente da qua, quindi in diretta sentiremo quello che ha da dirci il nostro amico Enrico. Isa, ricordiamo subito prima di iniziare, perché è il nostro numero per mandarci gli SMS. Sì, potete mandarci i vostri messaggi al numero 333 5734942, li leggeremo sempre tutti. Leggerò Li leggerai sempre tutti, sempre e tutti. quindi ve lo ripetiamo, ma ormai tutte le volte siete bravissimi, ce ne mandate talmente tante che siamo molto contenti di quello che fate. Vi ricordiamo, mandateci messaggi, domande, consigli, qualsiasi cosa, correggevoli, Correzioni. correzioni, che spesso qualche errore lo facciamo. Quindi l'importante è che anche voi da casa partecipiate attivamente alla trasmissione, perché è questo che vogliamo. Noi siamo qui in studio, però anche voi da casa vogliamo che facciate parte direttamente della trasmissione. Questa sera, Isa, poi dovrai, a richiesta dei nostri amici Ultras, No, fare sì, un inizio in piedi, perché finalmente sei riuscito a farti mettere la perché la gonna. televisione ingrassa, quindi non posso. Vabbè, però insomma, Prometto che mi farò vedere di persona al bar. sì, però insomma, avevamo promesso che mettevi la gonna, quindi vogliamo far vedere che effettivamente questa sera hai la gonna, Isa. Quindi, come inizio, iniziamo facendo vedere che sei in gonna. La prossima volta. La prossima volta. Niente, non si vuole mettere. Comunque vi assicuro che ha la gonna. Bene, allora, vediamo, passiamo al calcio giocato e vediamo in breve, riassumendo quello che è successo sui vari campi, partendo dalla Serie D, dove anche questa settimana bottino pieno per le due squadre piacentine. Il Piacenza vince in casa contro l'Alzano Cene, mentre il Pro Piacenza torna con i 3 punti da Borgo Manero. In eccellenza vittoria del Royal Fiore, che supera in casa di misura la Centese, mentre il Fiorenzuola torna con un robusto pareggio sul campo della capolista Lentigione. In promozione continua l'ottimo momento della Castellana, che grazie al solito duo d'attacco Zanaboni-Bertelli vince sul campo della Monticelli Terme, adesso è secondo in classifica da solo. Mentre fa un po' karakiri il Fontana Aulas, perché vinceva 2-0 in casa contro la Castelnovese, poi è stata rimontata, quindi è finito con un solo punto per la squadra di Castel San Giovanni. In prima categoria prosegue come sempre il duello fra Gotico Garibaldina e Carpaneto. Il Gotico vince in casa con la Borgonovese, mentre il Carpaneto vince sul campo della Pontenurese. C'è da segnalare i primi successi per il Rotofreno, che supera la Via Rolese, e il Corte Calcio che batte il Baby Brasil. Nel girone A di seconda categoria, il colpaccio della giornata per la Turris dell'amico Massimo Rossi, che supera la Sarmatese. E ottimo Ziano, che vince contro il Nibbiano, e adesso lo Ziano è secondo in classifica a soli 3 punti dalla Sarmatese. Nel girone B, seconda sconfitta consecutiva per la Polisportiva Pontoliese, che perde a Podenzano. Ne approfitta il Borgo San Donnino, che vincendo il derby col Busseto, adesso ha scavalcato la squadra piacentina al primo posto in classifica. Nel girone A di terza categoria il Bobbio vince il derby con il Rivergaro, ed è sempre a più 2 sul Niviano, Niviano che vince lo scontro col San Filippo Neri. Nel girone B di terza il Pontegrin è sempre al primo posto battendo il San Polo. Al secondo troviamo una coppiata formata da San Lazzaro e San Lorenzo Monticelli. Questo è quello che è successo sui vari campi. Direi di partire come sempre con la Serie D, e dalla squadra che ha giocato in trasferta, quindi la Pro Piacenza, che ha vinto 2-0 sul sintetico della Borgo Manero. Michele, tu eri a vedere la partita, mi dicevi prima volta che giocate sul sintetico, quindi qualche difficoltà all'inizio, poi però nonostante un po' di sofferenza avete vinto bene la partita. Sì, siamo riusciti a tornare a casa con i 3 punti. È stata una partita molto difficile, il Borgo Manero non ci ha concesso nulla, non ci ha fatto esprimere il nostro miglior gioco. Siamo riusciti a sbloccare la partita solo nel secondo tempo con Matteassi e poi a raddoppiare nel finale con Franchi. E appunto portiamo a casa questi 3 punti importantissimi che ci danno il primato in classifica, nonostante, grazie al pareggio della Pro Sesto. E noi ci godiamo questo momento, anche se sappiamo che il campionato è ancora lungo perché siamo alla decima giornata di campionato. Quindi c'è ancora tantissimo da C'è ancora fare, tantissimo tantissimo da da fare. È bello giocare. comunque viene adesso, Sì. perché essere primi in classifica, adesso chiaramente tutti, se
cercheranno di fare la partita della domenica. Cioè, ecco qui intanto la classifica, vediamo 2 punti sulla Pro Sesto. Però insomma vediamo i due rossi, Pro Piacenza e Piacenza, quindi una bella cosa per le formazioni, per la città di Piacenza, avere 2 squadre al vertice della classifica. Mi dicevi allora che la partita, nonostante il 2-0, insomma il Borgomanero, nonostante l'ultimo posto in classifica, però... Nonostante l'ultimo posto in classifica, appunto, ci ha fatto un po' soffrire, ha avuto anche un paio di occasioni, però noi siamo una grande squadra, siamo riusciti appunto a vincere questa partita, anche nonostante appunto il campo che non era la nostra superficie ideale, dove non abbiamo mai giocato quest'anno. E niente, abbiamo vinto appunto questa partita e adesso veniamo alla prossima domenica, dove domenica arriva Lecco, quindi Lecco arriva da una grande prestazione con la Pro Sesto, dove ha vinto, esatto, e ha fermato la loro capolista, e niente, sarà una partita molto difficile, come sono tutte le altre. Come sono tutte le altre, voglio dire, il campionato, ve l'abbiamo detto, difficile da giocare, voi siete già abituati, quindi già l'anno scorso l'avete visto di persona come sia difficile affrontare un campionato lungo e importante come questo, però insomma l'importante è una battuta, però non tanto, è sempre essere davanti, rispetto che è meglio essere primi in classifica e non inseguire, che insomma si fa sempre meno fatica. Matteassi e Franchi, insomma, 2 giocatori importanti per la società, che oltretutto in settimana ha tesserato anche un nuovo giocatore. Sì. Matteassi e Franchi sono 2 giocatori di un'altra categoria, lo si vede, sono i nostri capocannonieri. Sì, la società ha tesserato questo giovane che si chiama Simone Carminati, è un buon terzino con un buon mancino e che presto vedremo all'opera durante la passato partita. Importante, giocare nel Prato. Sì, ha giocato in C1 l'anno scorso, siamo riusciti a tesserare un buon giocatore. Ecco, quindi anche il Pro Piacenza non sta a guardare e cerca, già una rosa importante, cerca di migliorarlo ulteriormente. Enrico, questo Pro Piacenza non ti sorprende vederlo in testa della classifica oppure sì? No, diciamo che ha ripreso da dove aveva lasciato l'anno scorso. Pro Piacenza l'anno scorso ha fatto un campionato da protagonista. Quest'anno ha cambiato poco, quello che ha cambiato l'ha cambiato bene. Hanno un grande allenatore che conosce molto bene i giocatori e dà il pregio di andarseli a vedere e di prenderseli lui praticamente i giocatori. Hanno un tipo di gioco consolidato, hanno giocatori... qualcheduno veramente fuori portata, come ha detto Michele, Matteassi e Franchi sono gente di altra categoria, e adesso si trova primi in classifica, adesso è molto presto per fare dei pronostici o delle cose con un minimo di senso. Le squadre verranno fuori fra 2 o 3 partite e cominceremo a vedere la classifica vera, quella che poi andrà fino alla fine. E Pro Piacenza ormai si è consolidata squadra da vertice, il Piacenza risalirà, io sono convinto che alla fine vincerà il campionato e credo che dopo tanti anni sia un bene per noi avere 2 squadre protagoniste. Bene, Sandro, Pro Piacenza, spesso noi lo andiamo a vedere quando giochi in casa. Beh, ieri dalle mie notizie che ho che hanno sofferto molto. Hanno sofferto molto il campo in sintetico di Borgo Sesia, non di Borgomanero, tra l'altro. Sì. È una partita che poteva finire anche un altro risultato, ma la bravura spesso di questo Pro Piacenza è che anche non nelle giornate migliori riescono a fare i 3 punti, quindi è una grande dote questa. E quindi non c'è niente, sono in testa la classifica. E quindi questa, come ha detto Enrico, l'anno scorso hanno ripreso dove hanno lasciato l'anno scorso, con differenza quest'anno che Piacenza parte, il campionato di quest'anno secondo me è molto più livellato verso il basso, o meglio, non ci sono più squadroni tipo Lucchese, tipo Pistoiese, che infatti sono in testa alle loro rispettive classifiche. Insieme alla Correggese, ricordiamo che la Correggese è prima del girone di là. È insieme alla Lucchese prima. Esatto. E quindi sono queste grosse realtà e quest'anno non ci sono. Quindi secondo me sia Pro Piacenza che Piacenza hanno un'ulteriore occasione in più, perché sono 2 squadre, stiamo parlando di Pro Piacenza, è una squadra consolidata, con alcuni giocatori che ha di grande spessore tecnico,
e quindi possono sicuramente farcela, ecco, nel senso, senza minimi termini. Ecco, come abbiamo detto prima, però conferma ulteriore della volontà di fare bene l'acquisto di Carminati, cioè non si sono... No, non si sono perché mancava un mancino naturale, esatto. Perché mi sembra che non ci sia, poi si è fatto male, mi sembra, a Melegari, se non sbaglio, adesso non so l'entità dell'infortunio, è il Perone, quindi per 2 o 3 mesi è fuori, anzi gli facciamo gli auguri di una pronta guarigione al ragazzo, quindi la società non si è fermata e sono convinto che se quest'anno, al contrario dell'anno scorso, se dovesse avere un'occasione per fare un ulteriore salto, quest'anno non si tirerà indietro. Ecco. Anche perché ricordiamolo, per i pochissimi che non lo sanno, che il salto è doppio. Quindi, no, quest'anno è un salto doppio, poi si va dietro altre cose che magari durante la trasmissione potremmo vedere, però il salto è doppio sicuramente come Serie C, però poi il problema della Serie C che a volte, non dico per queste squadre, però per tante squadre potrebbe fare anche paura, perché ci sono delle norme il prossimo anno, innanzitutto c'è la ristrutturazione della Serie C, quindi sono tutti i gironi i vecchi 3 gironi della Serie C da 20 squadre e quindi diventa un'enormità, solo la fiduzione è intorno agli 800.000 euro e via, e tante cose, quindi poi si vanno incontro a delle cose enormi, ecco. Quindi ci vuole uno spessore di società, ecco. Ben assestata. Parleremo fra pochissimo allora della Piacenza Calcio, vedremo le immagini della partita, vedremo, vi invito questa sera più delle altre di seguire bene quello che ci hanno detto i nostri amici Ultras dal bar Il Covo, perché poi ci sarà una sorpresa finale. Non vi preannuncio niente, però ci fermiamo un attimo, Isa. Sì, ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi, torniamo tra pochissimo. Nuova Caser, serietà, assortimento, qualità e competenza. Nuova Caser è specialista in guarnizioni di tenuta delle migliori marche, anche personalizzabili su richiesta specifica. Cuscinetti a sfera, a rulli cilindrici o conici e a rullini, anelli o ring, anelli di tenuta olio. Nuova Caser fornisce inoltre raccordi per alta pressione, sigillanti speciali e ad elevata tecnologia. Lubrificanti per uso industriale, agricolo e automobilistico, attrezzature per la manutenzione. Major Sport, il negozio degli sportivi. Tutto per calcio, volley, basket, rugby, running e tempo libero, abbigliamento e calzature. R.A. Point e Nike Football Shop. Major Sport è specializzato in forniture per società sportive. Grande novità, ricamatrice per personalizzare al momento le vostre calzature. Major Sport è in via Emilia Pavese 203, Sant'Antonio, Piacenza. Rossetti Market ti aspetta sulla via Emilia nei pressi di Alseno. Siamo il vero centro geografico e commerciale nel cuore delle province di Parma e Piacenza, il grande magazzino sempre pronto ad offrirti una gamma di oltre 40.000 articoli. Rossetti Market vuol dire ferramenta, giardinaggio, antinfortunistica, accessori auto, elettroutensili, idraulica, fai da te, edilizia, prodotti per la casa, elettrodomestici, riscaldamento, elettricità, telefonia, personal computer, TV e hi-fi. Da Rossetti Market puoi trovare piccoli casalinghi, colori, vernici, legname, porte per interni blindate, barbecue, di tutto, di più. Rossetti Market è la qualità al miglior prezzo, consulenza sugli acquisti, assistenza sui prodotti con consegna a domicilio. Vieni a trovarci dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, e il sabato e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Rossetti Market, il tuo unico grande negozio sotto casa. Nuova Caser crea con il cliente un rapporto di piena fiducia. Ricchezza dell'assortimento, qualità dei marchi trattati, consulenza e servizi sono i punti di forza che ci consentono di rispondere ad ogni specifica esigenza. Grazie alla partnership con i migliori marchi nazionali e internazionali,
Nuova Caser interviene con rapidità, professionalità e competenza per offrire assistenza anche in casi urgenti. Nuova Caser offre al cliente la propria consulenza, studia e propone soluzioni personalizzate con tecnologie e dotazioni all'avanguardia. La certificazione UNI EN ISO 9001-2000 conferma l'identità di Nuova Caser, una struttura collaudata e funzionale, attenta e competitiva. Visitaci sul sito www.nuovacaser.com. Molto bene, eccoci rientrati in studio. Allora, è arrivato il primo messaggio della serata, riguarda, quindi siamo in argomento perfetto, il Pro Piacenza, e poi subito dopo il messaggio vedremo la partita di ieri, la vittoria del Piacenza in casa. Allora, Giglio ufficialmente sponsor da indicazioni di formazione e tattica di gioco che vengono applicate senza alcuna obiezione. Giglio, sono uno sponsor? Ma forse magari questo messaggio vuole è una polemica. Insinuare che magari dà qualche consiglio a Franzini, però non credo. Giglio è un tifoso che vuol bene la sua squadra e quando vede le partite si lascia prendere come tutti i tifosi, come tutti gli appassionati. Ma non credo che Arnaldo, la formazione era assolutissimamente. Una persona troppo corretta, Bruno, per fare delle cose del genere. Sì, sì, confermo. Okay. Visto, sta facendo il suo lavoro, lo sta facendo molto bene. Poi, ecco, tu magari le segui anche prima della partita. Mi sembra che quando uno va in campo, cioè lui sa tutto della squadra avversaria. Ogni minimo dettaglio, seguiamo la formazione avversaria e la prepariamo al meglio sempre la partita dopo partita. Quindi cioè, conosce veramente, cioè uno non va in campo a caso, ma sa già come muoversi. Ci affrontiamo e come dobbiamo agire per risolvere. Che tipo di avversario, quindi è preparatissimo Arnaldo e quindi è anche magari più facile iniziare una partita se si conosce perlomeno un minimo della squadra con cui si va a giocare. Bene, allora, come detto, possiamo vedere le immagini della partita di ieri, la bella vittoria, specialmente ottimo primo tempo della Piacenza contro l'Alzano Cene. Via le immagini. Ecco qui, vediamo il Piacenza nella classica maglia rossa con pantaloncini bianchi, subito in avanti un lancio per Marrazzo, ecco Marrazzo che mette in mezzo e c'è il colpo di testa di De Vecchi per la palla che finisce alta, quindi subito una buona occasione per il Piacenza. Altra occasione per i biancorossi con Marrazzo che entra in area, anzi era De Vecchis che è in area e ha servito Marrazzo per il gol dell'1-0. Quindi siamo al decimo del primo tempo e Piacenza già in vantaggio col tandem De Vecchis-Marrazzo. Qui sarebbe magari un vero bomber, avrebbe provato il tiro, invece è stato bravo De Vecchis a servire. No, ecco, qui vediamo una delle occasioni dell'Alzano Cene, da bravissimo Ferrari a sventare la minaccia. Ancora il Piacenza che ci prova con un calcio di punizione, è bravo il portiere De Viare. Sempre sulla corsia di destra le azioni più pericolose del primo tempo, ottimo scambio ancora tra i due attaccanti. Marrazzo che vedete che ha una grossissima occasione per raddoppiare, ma la spreca malamente. Sempre biancorossi in avanti, vedete che si cercano tantissimo i due davanti e qui De Vecchis respinge la parata il portiere della Alzano Cene. Sempre biancorossi in avanti, colpo di testa e palla che finisce alto, quindi avete visto che sono tante le occasioni nel primo tempo della Piacenza. Qui siamo nel secondo, Marrazzo che entra in area, prova il tiro ma la palla finisce fuori. Qui un'altra delle occasioni di Alzano Cene, ma fortunatamente la palla per il centro avanti è troppo alta, quindi non riesce la deviazione. Sempre Piacenza con il nuovo montato Martino che cerca di servire Marrazzo, ma la palla poi ci dirà in conferenza stampa Marrazzo che era troppo alto e non ci è arrivato. Altro tentativo dell'Alzano Cene ma senza fortuna, sempre la squadra avversaria che ci prova a cercare il pareggio. C'è un bello scambio in area, Madonna, ma la palla è troppo lunga per l'attaccante. Ancora gli ospiti che provano a riequilibrare la sorte dell'incontro, ma sempre attentissimo Ferrari e fa buona guardia. Quindi come avete visto un ottimo primo tempo del Piacenza, mentre nella ripresa ci sono gli ospiti che, ecco qui le immagini della partita. Sandro, abbiamo visto primo tempo in cui si poteva chiudere sicuramente la partita, due o tre buone occasioni per mettere il risultato al sicuro, mentre invece nella ripresa c'è stato un calo e sono venuti fuori gli ospiti che però grossissime occasioni non ne hanno create. Beh, innanzitutto sono stati degli scambi tra le due punte si sono cercate spessissimo, cosa che onestamente si vedeva poco. In questo senso c'è stato un miglioramento. Il primo tempo è stato un buon primo tempo, sicuramente hanno avuto tante occasioni,
e quindi un buon Piacenza. E invece il secondo tempo, come spesso accade, insomma, c'è stato, sono venuti fuori gli avversari, ecco, qui in modo questo è stato un grande assist, perché lui aveva il 99% di fare gol, ha scelto la soluzione del 100%, quindi è stato un gol che Marazzo può dividere la metà con De Vecchis, sicuramente, e quindi un'ottima prova. Poi la prima è del nuovo allenatore, Venturato, e quindi era importantissima la vittoria per tutto l'ambiente, per rimanere attaccato alle prime posizioni. Vedi molti scambi, vedi qui Marazzo, al contrario di Vecchis, ha fatto la cosa, ha cercato la 99esima. Ecco qua Vecchis ancora che... Però prima Marazzo ha sbagliato, perché aveva il suo giocatore proprio a fianco, lo capisco da punta. Però onestamente il primo tempo del Vecchis ha fatto fare gol. Marazzo ha già fatto 8 gol, quindi... Esatto, no, perché molti dicevano, però il possesso vive solo sui gol di Spampatti, però mi sembra che anche Marazzo... Marazzo è uno che alla fine fa... Vedendo la classifica dei cannonieri, c'è in testa con 10 reti Cristofoli della Giratesi, poi abbiamo 9 reti Spampatti, 8 una coppiata piacentina, Marazzo e Franchi. Sì, ma sicuramente, ma Marazzo oltretutto, se Marazzo gioca da punta centrale, in questo momento rende di più. A un tempo giocava sull'esterno, ma un tempo aveva anche un'altra età, quindi adesso più è vicino all'area più gioca. Almeno io tutte le volte che l'ho visto giocare più vicino alla porta ha sempre fatto delle grandi cose. Comunque un buon Piacenza, bisogna analizzare poi, Venturato lo farà. Venturato è appena arrivato, quindi chiaramente l'ho detto anche in conferenza stampa, io non ho potuto fare più di tanto perché sono arrivato da 2-3 giorni e molti giornalisti gli hanno chiesto ma cosa ha chiesto la squadra, ho solo chiesto ai più vecchi di aiutarmi e ho solo chiesto di stare tranquilli. Però qualcosa ha cambiato, innanzitutto il modulo ha cambiato. Anche i giocatori? Sì, ho capito, ma è normale, non ha potuto cambiare nulla su certe cose, però il modo, la difesa 4 l'ha già messa, ha messo Milani nel suo vecchio ruolo che... E quando lui era per Goretese, infatti l'ha detto in conferenza stampa, ha detto è un giocatore che conosco molto bene, quindi l'anno scorso c'era lui e Cetti, e quindi ha sempre giocato, ha vinto campionato in questa maniera, quindi lo conosce bene, come Rossi, che l'ha avuto a Cremona e via dicendo. Comunque sicuramente i giocatori li avrà conosciuti quasi tutti, penso che li conoscesse tutti, quindi in questo è stato facilitato, ecco. E poi onestamente diamo anche i meriti di Viali, che l'impianto, cioè lo spirito della squadra è la squadra vera, ecco, quindi lo spirito è quello, ecco. Innanzitutto Marrazzo, che è stato il primo a salire in conferenza stampa, ha esordito subito dicendo ringrazio mister Viali, non è che poi lo sapevano tutti che la società ha chiesto un po' ai più vecchi cosa ne pensavano, ma nessuno gli ha detto no, non lo vogliamo più assolutamente, quindi è stato importante che Marrazzo a nome di tutta la squadra abbia ringraziato Viali, così come ha fatto. Voi direte, vabbè, era scontato, però anche Venturato ci ha tenuto a precisare che ringrazio... Venturato non c'entra niente. Molti dicono era scontato che ringraziasse Viale, però intanto l'ha fatto, e quindi tutti, a partire dalla società e dalla squadra, hanno ringraziato Viale per quello che ha fatto fino adesso, perché non credo che se la sconfitta di Domenica sia... Ogni modo, tornando al discorso dell'allenatore, visto che siamo in accordo... Sì. E ricordiamo che noi domenica lunedì avevamo detto di Venturato, e quando tutti dicevano di no, che non era ancora fatta, c'era un gioco al nascondino, e invece l'altro calcio si sapeva da domenica a mezzanotte. A mezzanotte, però noi abbiamo d'anticipo. Noi abbiamo rispettato finché abbiamo potuto, abbiamo aspettato, perché giustamente, e poi abbiamo detto, ma perché era una cosa che lo sapevano già tutti, ecco. Ecco, a proposito di novità per quanto riguarda il Piacenza Calcio, salutiamo l'amico Beppe Pozzoli, che da lunedì non è più l'addetto stampa del Piacenza Calcio, questo lo so veramente, in settimana l'amico Marco Chenot ha detto che presenteranno il nuovo addetto stampa, però questo non lo so veramente ancora chi sia.
Speriamo che siano un po' più organizzate, perché vedo che anche stasera doveva esserci Volta, poi non c'è. Quindi speriamo che l'organizzazione della squadra passi anche a livello televisivo. Marco Sinò mi ha garantito che se riesce manda qualcuno, quindi vedremo se prima della fine della trasmissione verrà qualcuno, giocatore, dirigente, insomma qualcuno in rappresentante del Piacenza Calcio. È stato un disguido perché doveva esserci Volta. Noi la trasmissione la facciamo lo stesso. No, ci mancherebbe. Il primo che doveva esserci era Marco Gatti, poi Marco Gatti questa sera via per lavoro, ma lo salutiamo perché sappiamo che ci sta seguendo in streaming, quindi un caro saluto a Marco, che naturalmente sarà ospite appena possibile. Marco Gatti, ma anche Stefano mi ha promesso che veniva, quindi no, ma su quello lì non c'è problema, però visto che l'ha detto stampa, vedremo chi sarà. Vediamo il Piacenza nel limite. Il Piacenza c'ha sempre il giocatore. Lui mi ha sempre detto, voi ricordiamolo che fuori dallo spogliatoio c'è l'elenco. Abbiamo l'elenco. Avete l'elenco. Quindi ogni giocatore sa quando deve venire qui da noi a Teleducato a Piacenza. Quindi perfetta l'organizzazione della Piacenza. Che possa piacere o no, è sempre una vetrina per la società. Certo. Dimisa? Che la prossima settimana abbiamo anche un pulcino che aiuterà me nella lettura dei messaggi. Quindi mi sta già facendo le scarpe, Isa sta già preparando per il nuovo conduttore. Sì, tu ti andrei a sedere. Ti mi andrò a sedere, ma già fatto sedere. Io starò in piedi e il pulcino sarà più. Comanda lei. Niente, aspettiamo il pulcino che verrà dato. Intanto, finalmente arrivano tantissimi messaggi, vedo Isa. Cominciamo a leggerne qualcuno. Ok. Allora, Giglio, ufficialmente sponsor del Pro Piacenza da... Ancora? Ah no, scusatemi. Allora, buonasera, un noto scienziato americano ha trovato la formula per farti assumere dal Piacenza come allenatore. Basta dire vinco il campionato. Il Pro Piacenza preoccupatissimo sta cercando l'antidoto. Ma questa è una battuta, spiritosa. No, però simpatico. Ci sta. Quello, va bene. Se il Pro Piacenza gioca male come gioca il Piacenza, questo messaggio è incompleto. Chiedo se ce lo possono rimandare, perché visto che il signore lì ne sa, ma non... Il signore lì, non si spiamo chi è. Penso che sia il signor Ortagli, però chiediamo di rimandarci. Bene. Poi Cavicchia sarà bruciato con Venturato in panchina. Ecco, una delle novità di ieri era che Cavicchia ha sempre giocato titolare fino ad adesso, mentre invece con l'arrivo di Venturato, ha giocato Di Matteo. Venturato io lo conosco bene, è un ragazzo molto riflessivo. Che come tutti i bravi allenatori guarderanno, probabilmente quello che ha giocato ieri lo conosceva di più, esatto. E quindi lui è andato sulla conoscenza, e sicuramente se Cavicchio dimostrerà di meritare di giocare, questo lo farà giocare sicuramente, conoscendo Venturato è così. Bene, prima di leggere ancora gli altri messaggi, allora direi di vedere adesso se è pronta la rubrica seguitissima da tutti i nostri telespettatori, e vi invito particolarmente questa sera a vederla, perché ci sarà una grandissima sorpresa finale dal Bar Il Covo. Quindi possa partire la rubrica Curva Pericolosa. Curva Pericolosa è offerto da Bar Il Covo, via Leonardo da Vinci, Piacenza, il bar del tifo biancorosso. Amici ed amiche di Teleducato, una cordiale buonasera. Come ogni lunedì ci troviamo al Bar Il Covo per sentire l'umore del tifo organizzato biancorosso. Fra poco avremo una grandissima sorpresa, però passo subito la parola a Davide perché ci deve dire qualcosa di importante. A te, Davide. Buonasera a tutti, volevo ricordare, come abbiamo fatto con tanto distrazione ieri, un appoggio morale a Luca Perdoni, che in questo momento è un momento di salute abbastanza particolare e delicato. Luca, non mollare, ti aspettiamo alla svelta. E poi un appoggio ancora morale, un salutone alla Sonia, che domani mattina sarà operata anche lei, un abbraccio forte e ne uscirai vincente. E un tasto un po' delicato, oggi dopo la libertà, rugby, pallavolo, hockey su ghiaccio, su prato, tutti gli sport immaginabili, Piacenza in ultimo, allucinante. E riguardo ieri, tutti ad Arfo, va bene così, tutti ad Arfo.
Bene, bravo Davide, hai fatto benissimo. È stato molto bello la stissione di Gianluca Perdone, oltretutto ha lavorato spessissimo a Teleducato Piacenza, quindi ci uniamo all'abbraccio di Davide. E anche bello la stissione, avete ringraziato Arici perché ha preso il campo, quindi altre cose importanti da dire. Però passiamo un attimo allora a quello che è successo domenica. Faccio, allora c'è stato il cambio di allenatore, esordio positivo con una vittoria, seppur di misura, però altri tre punti in cassaforte. Diciamo che è arrivato un ottimo allenatore, e comunque ha fatto vedere già che usando due moduli diversi da quello dell'allenatore che c'era prima, ha già dato una quadratura alla squadra e secondo me, adesso vabbè è presto dirlo, ma comunque questa è una persona diciamo che è preparatissimo. Ha giocato con una formazione che secondo me con tutti i giovani che non hanno fatto quasi neanche mezzo minuto nell'arco diciamo dall'inizio del campionato e ha dato un segno secondo me importante. Secondo me vedrai che i risultati poi arriveranno, questa è una persona che insomma il curriculum parla da sé. Speriamo di vincere, dai, alla fine speriamo di andare su e basta, dai, quello lì. Ecco che alla fine è poi quello che conta più di tutti. Particolare importante, mister Venturato ha esordito ringraziando vabbè, mister Viali e tutti, ha ringraziato anche voi Ultras, ha detto ringraziamo i nostri sostenitori perché dall'inizio alla fine ci sono stati vicini, quindi un grazie di cuore a tutti gli Ultras. Quindi Marco, è partito bene il mister? Certo, era naturale che lo facesse comunque. Comunque gli Ultras sono sempre stati vicini alla squadra tutto l'anno, sono il 12° uomo in campo. Mi è piaciuto il primo tempo, qualche piccola novità si è vista. Quello che vorrei, il quesito che vorrei porre a voi, questo cadere nel secondo tempo non sarà la preparazione? Ecco, è stata una domanda che abbiamo fatto anche noi giornalisti in conferenza stampa, secondo lui invece è stata una cosa un po', sì, un po' di testa anche, perché è stata la pressione un po' della squadra che non aveva più niente da perdere, doveva recuperare, però ha detto che fisicamente sono a posto, quindi io credo a quello che dice il mister, poi vedremo, è solo l'inizio, ha potuto lavorare poco, vedremo se riuscirà a dare qualcosa di più alla squadra. È arrivato da pochissimo, e dai, adesso c'ha piena fiducia di tutti noi e speriamo che faccia bene e basta, ma poi comunque ha tutte le carte in regola, ripeto, è un attore che ha le carte in regola e farà bene e poi vabbè, vedrà lui, no? Il preparatore a seguito ce l'ha, è una persona preparata anche lui, conosco bene quando era al Pergo Crema, quando era anche a Cremona, vede, ok, comunque ha sempre fatto bene e secondo me li farà decollare perché è un ragazzo che è molto preparato. Igor, anche secondo te ottimo primo tempo, un po' di calo nelle riprese, però quello che abbiamo detto anche in tribuna, tanti gol sbagliati anche ieri. Nel primo tempo una marea, 3 o 4 proprio bei niti di ira, una partita da chiudere nel primo tempo con un gol di vantaggio in più per poter gestire un attimo meglio il secondo tempo. Facciamo sempre fatica quando siamo in vantaggio, però io obiettivamente, loro è anche una squadra ultima in classifica, dunque è andato tutto bene, io siamo contenti, adesso andiamo ad Arfo Boario. In tanti, perché quest'anno senza il seguito sarà durissima, c'è da muoversi in tutte le trasferte in tante persone, sostenerle in casa, perché da sola la squadra farebbe un po' fatica, perché ci sono due o tre squadre che sono obiettivamente del nostro livello, se non anche un pochettino superiori. A dicembre con due o tre acquisti, poi in primavera con esodi di massa lo vinceremo. Ecco, non so se siete d'accordo, un ottimo portiere sicuramente, perché arrivano pochi tiri in porta, però quei pochi che arrivano, Ferrari è sempre pronto, quindi direi che c'è un portiere in ottima prospettiva. No, il portiere è fortissimo, diciamo che secondo me è un portiere di altra categoria, farà strada, arriverà sicuramente a giocare nel calcio che conta, perché insomma il portiere, diciamo, quello buono è quello che ci fa i pochi tiri in porta, ma quei pochi che arrivano li para. E questo qui insomma ha dato segno che comunque il portiere c'è e ci ha salvato parecchi risultati. Consentimi una battuta, il direttore si chiama Ferrari. La battuta è consentita. Intanto graditissimissima sorpresa il nostro presidentissimo, eccolo qua, che arriva in direttissima. Grazie Stefano, grazie. Allora abbiamo sentito, i ragazzi sono soddisfatti, l'allenatore ha dato insomma qualcosina di nuovo, si è visto. Tu cosa ne pensi, Stefano, della partita di ieri? Beh, una partita che nel primo tempo siamo un po'... non ci approfittiamo nei momenti giusti, perché era una partita da 3-0 nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo un po' subito loro, perché evidentemente... però abbiamo avuto due occasioni ancora. Dovremmo essere un po' più cinici nella realizzazione. Poi una squadra che... dobbiamo avere un po' pazienza, ma è una squadra che viene fuori.
adesso abbiamo avuto questa svolta, speriamo. Noi abbiamo una squadra per vincere, non è che ci nascondiamo dietro a Deidico. Dobbiamo vincere, in conseguenza ogni partita, però è un campionato molto difficile, è un campionato che ce la giochiamo per arrivare al nostro traguardo, per tutti questi ragazzi e per noi altri tutti. Ecco Stefano, prima si diceva che l'allenatore è arrivato da poco, quindi non ha potuto già da implorare qualcosa del suo gioco, però già si è visto qualcosa, ha lasciato fuori alcuni giocatori, ha fatto giocare un giovane in più, quindi qualcosina secondo te di nuovo ci sarà in questa squadra? Beh, è un allenatore che ha vinto, lui ha sempre vinto in queste categorie, un allenatore molto navigato, aveva i suoi giocatori, adesso li mette in atto e vediamo poi a dicembre se ci manca qualcosa noi compriamo. Ecco, mi hai anticipato le domande che volevano farti anche tutti i ragazzi, tu l'hai già detto all'inizio e sei sempre stato di parola, se c'è qualcosa da fare a dicembre si farà sicuramente per migliorare la squadra. I ragazzi devono stare tranquilli perché i fratelli Gatti hanno una parola sola, noi se il mister vuole andare sul mercato noi ci siamo e andiamo sul mercato per prendere il meglio e per vincere questo benedetto campionato che la piazza ce l'ha messa e lo merita. Bene, allora, Marco, ancora qualcosa da dire? Certo, io concordo con le parole che ha detto il nostro presidente. Noi siamo il Piacenza Calcio con l'obiettivo dichiarato di vincere questo campionato. Le guerre si vincono dopo molte battaglie, qualcuna si può perdere. Da domenica cominciano degli scontri molto duri, abbiamo degli scontri diretti, c'è l'Inverno. Da domenica si comincia a ballare, il Piacenza ballerà perché vincerà ballando con le stelle. Allora Igor, ricordiamo come sempre il martedì e tutto quello che succederà in settimana. Allora, martedì, domani sera alle ore 9 la riunione, ci saranno già le prenotazioni per il pullman, per i biglietti della trasferta di Boario, si deciderà l'orario di partenza. E altre cose particolari non ce ne sono. Tutti ad Arfo Boario, venite al Covo a prendere i biglietti, prenotazioni. Ma tutti, c'è da essere almeno in 500 domenica, almeno. Sentiamo il Paccio. No, volevo dire una cosa che, sai, su Facebook continuano a scrivere questa faccenda di Facebook qua, i fratelli Gatti qui e questo qua e non si può esonerare questo, questo. Noi, siccome che non l'avevamo detto l'altra volta e probabilmente c'erano dei problemi nella telecamera, siamo tutti coi fratelli Gatti, c'è una simbiosi, siamo tutti, remiamo tutti dalla stessa parte, per cui siamo tutti uniti e quello che farà i fratelli Gatti e noi, siamo d'accordo con tutte le loro opinioni e tutte le loro decisioni, giusto? E poi è comunque qui, se la prossima puntata vi darò la cifra che ci danno i fratelli Gatti ogni mese. È una battuta, tutte le male lingue che ci sono in giro sono assurde. La Cura Nord sono con loro senza prendere un euro, tutto qua. Grazie a loro. Vuoi chiudere tu Stefano? Ci tengo a precisare che i fratelli Areboli e tutto il coso non ha mai preso un euro da noi, cioè io vengo qui e mi offrono sempre il caffè. A parte queste battute che poi il popolino ha sempre qualcosa da dire. E no, e questo è un campionato, come ripeto, di starci molto vicino perché i ragazzi sono giovani, noi abbiamo fatto per tanti anni nel Piacenza Calcio la quarta serie che era la serie D. L'abbiamo vinta e dunque ritorniamo come quando ero giovane per vincere questo benedetto con tutti voi, che noi abbiamo 13 giocatori perché con quello che è il pubblico piacentino non ce l'ha nessuno, nessuna società di Serie D e poche società di C1, di C2 nello stesso. Dunque grazie a tutti e forza e piace. Bene allora con il... Sì. Ho visto l'altra volta un po' per motivi di sguidi di video qua là, ringrazio pubblicamente che te Ducato Boero per lo spazio che ci date a noi ultra, mai capitato con gli anni indietro. E poi vorrei capire questa mosca che c'è sempre, secondo me ce la manda il pro. Capiremo. Un'ultima cosa, comunque volevo sfatare tutte queste voci che dicono che l'allenatore siamo stati noi a esonerarlo, non è vero. Per cui noi non c'entriamo niente, noi facciamo gli ultras e la presidenza fa quello che deve fare. Bene, allora con queste parole dal Cove è tutto, l'appuntamento della prossima settimana è sempre forza piace. Grandi, sempre. Curva pericolosa è stato offerto da Bar Il Covo, via Leonardo da Vinci, Piacenza, il bar del tifo biancorosso. Siete per me, sarei l'unico.
mai, tal digi piadi dai, a poi mai. Bene, allora avete visto, Sandro, in diretta il nostro presidentissimo Stefano Gatti che si è inserito in mezzo agli ultras, quindi è stata una bella chiacchierata. Hai fatto uno scoop dello scoop. Con l'aiuto degli ultras, no, però è stata una bella chiacchierata, vedi, ecco, innanzitutto mi unisco a quello che hai detto all'inizio Davide Reboli, un grandissimo abbraccio all'amico Gianluca Perdone che oltretutto aveva fatto una trasmissione su Piacenza Calcio proprio qui da Teleducato Piacenza, quindi un abbraccio all'amico Gianluca e anche un grazie l'ha fatto anche gli ultras con la striscione a Luciano Arici che ha comprato il campo che mi dicevano Stefano Gatti che stanno già cominciando a sistemarlo, quindi poi ci sarà un'inaugurazione, un campo adiacente allo stadio, alla tribuna dello stadio, un bel terreno. Importantissimo, perché non c'è solo il campo, c'è anche la struttura, quindi hanno fatto una grossa cosa, ecco, sicuramente. Bene, quindi parleremo ancora, chiuderemo il discorso sulla Serie D, però adesso ci fermiamo un attimo, Isa. Sì, ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, restate con noi, torniamo tra pochissimo. Nuova Caser, serietà, assortimento, qualità e competenza. Nuova Caser è specialista in guarnizioni di tenuta delle migliori marche, anche personalizzabili su richiesta specifica. Cuscinetti a sfera, a rulli cilindrici o conici e a rullini, anelli o ring, anelli di tenuta olio. Nuova Caser fornisce inoltre raccordi per alta pressione, sigillanti speciali e ad elevata tecnologia, lubrificanti per uso industriale, agricolo e automobilistico, attrezzature per la manutenzione. Major Sport, il negozio degli sportivi. Tutto per calcio, volley, basket, rugby, running e tempo libero. Abbigliamento e calzature. RA Point e Nike Football Shop. Major Sport è specializzato in forniture per società sportive. Grande novità, ricamatrice per personalizzare al momento le vostre calzature. Major Sport è in via Emilia Pavese 203, Sant'Antonio, Piacenza. Rossetti Market ti aspetta sulla via Emilia nei pressi di Alseno. Siamo il vero centro geografico e commerciale nel cuore delle province di Parma e Piacenza, il grande magazzino sempre pronto ad offrirti una gamma di oltre 40.000 articoli. Rossetti Market vuol dire ferramenta, giardinaggio, antinfortunistica, accessori auto, elettroutensili, idraulica, fai da te, edilizia, prodotti per la casa, elettrodomestici, riscaldamento, elettricità, telefonia, personal computer, TV e hi-fi. Da Rossetti Market puoi trovare piccoli casalinghi, colori, vernici, legname, porte per interni blindate, barbecue, di tutto, di più. Rossetti Market è la qualità al miglior prezzo, consulenza sugli acquisti, assistenza sui prodotti con consegna a domicilio. Vieni a trovarci dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e il sabato e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Rossetti Market, il tuo unico grande negozio sotto casa. Nuova Caser crea con il cliente un rapporto di piena fiducia. Ricchezza dell'assortimento, qualità dei marchi trattati, consulenza e servizi sono i punti di forza che ci consentono di rispondere ad ogni specifica esigenza. Grazie alla partnership con i migliori marchi nazionali e internazionali, Nuova Caser interviene con rapidità, professionalità e competenza per offrire assistenza anche in casi urgenti. Nuova Caser offre al cliente la propria consulenza, studia e propone soluzioni personalizzate con tecnologie e dotazioni all'avanguardia. La certificazione UNI EN ISO 9001-2000 conferma l'identità di Nuova Caser, una struttura collaudata e funzionale, attenta e competitiva. Visitaci sul sito www.nuovacaser.com. Eccoci, rientrati in studio, allora ringraziamo gli amici ultras, Stefano Gatti, è stata, come dicevamo prima, una bella chiacchierata e abbiamo sentito Stefano Gatti che anche lui ha detto che se ci sarà da intervenire sul mercato, anche Piacenza
non si tirerà indietro. Ma questo l'ha sempre, vedremo. L'ha sempre detto. Vedremo. Comunque bravi ancora anche gli amici Ultra che sono sempre... No, è stato... Hai fatto un scoop. Oltretutto i microfoni andavano bene. Ci scusiamo per l'altra volta, però vedete che adesso stavolta è andato tutto bene, perché stasera avevamo gli occhi puntati, tutti gli Ultra erano lì che ci stavano seguendo per vedere se andavano. Quindi è andato tutto bene. Ricordiamo gli appuntamenti di domenica prossima. Pro Piacenza in casa con Lecco. Michele, partita difficile, perché molto, molto difficile. Ha perso una buona squadra, quindi vedremo, insomma, voi ci siete, a parte Melegari c'è qualcun altro infortunato? Siamo tutti a posto, era entrato anche Colicchio domenica, siamo al completo, siamo e andiamo completo a vincere questa partita. Ecco, siete a posto, mentre invece, come hai detto prima anche dall'amico Igor, il Piacenza giocherà in trasferta sul campo della Darfo Boari. Teoricamente deve essere terz'ultimo, però domenica è andata a pareggiare proprio con la Processo. Quindi ha fatto un exploit, diciamo. Ora speriamo che l'exploit finisca a quello di domenica, nella domenica precedente. Ecco. Bene, allora ecco, intanto la classifica con 23 punti di Piacenza, quindi speriamo che anche tutte le squadre piacentine possono lottare fra di loro fino alla fine del campionato e che almeno una delle due riesca a raggiungere la categoria superiore. Intanto i messaggi, vi ringraziamo come sempre, arrivano alla grandissima, quindi sì, leggiamone qualcuno, Isa. I gatti non hanno una parola sola, perché due settimane fa dicevano che Viali rimaneva anche se perdeva tutte le partite, adesso in panchina c'è Venturato. Vabbè, questo ci può stare, voglio dire... L'intenzione era quella di tenerlo, però purtroppo gli eventi sono stati questi. Di solito quando si perde una partita e la squadra non gira come dovrebbe girare, che fa le spese all'allenatore, così è stato. Ma io te l'ho detto, io non voglio ripetermi, ma quello che ho detto l'altra volta è che non è solo una questione tecnica, perché se guardiamo solo la cosa tecnica di punteggio non era assolutamente da esonerare. Questo secondo me, però, visto che sono degli strascichi, se c'è qualcosa tra presidenza e allenatore non va, tra tifoseria e allenatore non va, è ovvio che se ogni domenica, a prescindere dal risultato, c'è sempre delle discussioni, è chiaro che allora a questo punto la società deve prendere una decisione. O tiene veramente fino alla fine, o se no lo deve mandare via. Fa parte del calcio. Bene, altro messaggio, Isa? Stefano e Marco, siamo tutti con voi. Sorpresa stasera, sempre così, Stefano è spiazzati gufi. Ah, bene. Poi, quindi è piaciuto questo intervento di Stefano Gatti che è venuto lì al Cove, ci ha fatto molto piacere questo suo intervento. Grazie a Ricci per il campo di allenamento, un grande sponsor. Quando il prof fa la tettoia, domenica piogge torrenziali, Giglio sponsorizza gli ombrelli. Ecco, no, però dobbiamo dire che ci hanno confidato gli amici del Pro Piacenza che è una scaramanzia quella della tettoia. Fino a che non ci sarà una prima sconfitta in casa, non si costruisce la tettoia. Quindi noi ci auguriamo che ci vada avanti fino alla fine senza tettoia, chiaramente. Però, non bisogna dirlo, perché tanti allora gufano veramente, perché onestamente... No, comunque abbiamo detto anche prima, gli Ultra l'hanno fatto con lo striscione, grazie anche all'amico Luciano Arici, che ha preso un campo, insomma, non è costato 2 euro, per cui ha dimostrato di essere veramente vicino a Piacenza Calcio, quindi... poi ha fatto un investimento ringraziamo... sicuramente importante per la società calcistica. Esatto, quindi Enrico credo che dimostrazione più di una volta in più di non essere solo uno sponsor sulle mani, ma di essere proprio anche concretamente. No, poi lui è piacentino. Ho il piacere di conoscerlo, voglio dire, però ha dimostrato di essere più piacentino di tanti piacentini. Poi ha motivato il fatto che l'ha preso come ringraziamento nei confronti di Piacenza che l'ha ospitato, l'ha accettato con il suo stabilimento, con la sua attività. Per cui è un gesto sicuramente da grande uomo e da grande sportivo, ce ne fossero. Ecco, però Michele, campo bellissimo, mi ha sempre detto, però peccato per questa tribuna veramente infame, perché meritereste ben altro, voglio dire, secondo me. È l'unica cosa che manca in quella struttura, il campo è perfetto, riusciamo a giocare bene in casa, purtroppo l'unica cosa sulle tribune. Però... Tutto perfetto, il campo, il terzo tempo, che è un terzo tempo che credo che non so se... in quale altra società, anzi credo nessuno ci sia il terzo tempo che avete voi, mancherebbe qualche ombrellino, c'è qualche tettoia sulla tribuna, perché veramente si fa fatica a vedere la partita quando piove, si fa fatica, perché è bello vederlo anche da basso, perché è veramente molto bello a 2 metri dal campo, però quando piove è una tragedia.
Speriamo che qualcuno prima o poi ci ascolti, ma non ne siamo sicuri, perché Enrico, da anche quando c'eri tu, nessuno vi ha mai ascoltato. Discorso troppo lungo. No, ma poi è un discorso, quando la gente non ci vuole sentire è peggio che parlare con i sordi. Va bene, allora, altro messaggio, Isa? Il Piacenza grande primo tempo e pessimo secondo tempo, e non è la prima volta, non è questione di preparazione sbagliata, atletica. Oltretutto l'ha detto anche lì, non so se Marco Reboli ha detto che secondo lui c'è qualcosa che non va nella preparazione. Enrico? No, ma è abbastanza fisiologico, cioè può darsi che qualcosa a livello di preparazione non abbia funzionato come doveva, però bisogna anche analizzare bene le cose. Le squadre vengono qui, giocano contro Piacenza, si difendono tutte, nessuna esclusa, quindi devi fare una fatica boia per crearti le occasioni, e loro stanno lì e si riposano. Tu continui a correre, ti spremi, poi quando arrivi il gol è chiaro che la partita cambia e sono gli altri che devono farla. Corrono di più e sembra che corri meno tu, ma non credo che sia una questione legata solamente a una preparazione atletica sbagliata. Credo che anche la ragione vada ricercata nel modo in cui giocano gli avversari e in cui sei costretto a giocare tu. Se poi in un primo tempo sbagli tre gol, è chiaro che se resti 1-0 poi gli avversari sono in partita e nel secondo tempo ci mettono anche qualcosa di più di quello che hanno. Io penso che la motivazione sia anche questa qui. Voi come state a preparazione atletica? Direi che la preparazione è stata perfetta, 23 punti in 10 giornate, non penso che manchi niente. Ecco, vogliamo ricordare intanto Michele, chi è il vostro preparatore atletico, il preparatore dei portieri? Preparatore dei portieri è Massimo Ferrari, con cui lavoro da 2 anni a Piacenza, ma anche con cui avevo lavorato in passato alle giovanili del Piacenza Calcio. Ecco, perché intanto che poi fra poco leggiamo anche i messaggi, vogliamo ricordare Michele brevemente la tua carriera, anche se sei un classe 95, quindi ne hai ancora di strada da fare, però dove sei cresciuto con le giovanili? Io sono cresciuto a Piacenza Calcio e poi questo qua è il mio secondo anno a Piacenza, dove l'anno scorso ho giocato per la Juniores, quest'anno sono in prima squadra e adesso vediamo un po' come va. Ho fatto appunto le giovanili, prima ero appunto Liese Libertas, dove ho giocato da piccolino. Calamari, scuola giocavi. Calcio, esattamente. Ecco, però non è una coincidenza, 3 portiere per Piacenza e tutti e 3 95. Al mister piace far giocare il giovane in porta, così da poter far giocare magari un vecchio fuori. E adesso siamo 3,95, abbiamo un buon rapporto e andiamo avanti così. Ecco, a proposito del tuo ruolo, è arrivato un messaggio che ho fatto quasi apposta. Ma fare il terzo portiere non ti pesa? Come mai non giochi almeno nella Juniores? Quest'anno non c'è ancora stata la possibilità, anche perché dovevo andare a giocare scorso sabato, però ho avuto un problema muscolare, non c'è stata la possibilità. La prossima volta mi hanno già detto che potrò andare a giocare con la Juniores. Anche perché, voglio dire, per allenarsi tutta la settimana, poi non giocare proprio mai, perché il terzo portiere, insomma, già il secondo fa fatica, tu addirittura il terzo, insomma, almeno il sabato sfogarti un attimino, ecco. Provare... No, devo dire che comunque anche il fatto di potersi allenare già da un anno e mezzo con la prima squadra mi ha dato molto, sono cresciuto molto e questo penso possa essere molto importante per la mia carriera futura. Molto bene, bravo Michele. Allora, tanti messaggi, andiamo Isa. Allora, visto che presenza sulla rete rivale, stasera avrete il boom di ascolti, sempre alla carica, sempre Forza Piacenza. Noi leggiamo tutto. Leggiamo tutto, come complimento, quindi esatto. Ringraziamo tutti chi ci manda i messaggi. Grazie. Chiedono poi che cosa è successo a Perdoni. Penso che per la privacy non sia il caso di dire. Non si può dire. Possiamo solo dire che non sta benissimo, ecco, tutto qua. Però stiamo arrivando, trema, Piacenza è solo biancorossa. Ecco. Benissimo. A Quagliarone e Ortalli, condividete l'esonero di Viali e l'ingaggio di Venturato? Io mi sono già espresso da prima, quindi personalmente, sotto l'aspetto puramente tecnico, no. Però conoscendo l'ambiente e cosa pensavano probabilmente i dirigenti, a questo punto è stato inevitabile. Enrico? No, beh, sono decisioni che anche i dirigenti non è che prendono così a cuor leggero, sono decisioni sofferte, evidentemente c'era qualcosa che non funzionava, che era al di fuori del rapporto con i giocatori, forse non riuscivano le parti, non riuscivano a comunicare in maniera corretta, secondo me c'era qualcosa oltre l'aspetto tecnico, io non lo so, però da quello che ho sentito, quello che leggo e così può darsi che sia
una cosa del genere. Ma nessuno deve pensare che Gatti abbia mandato via Viali col sorriso sulle labbra. Bene, allora, prima di leggere altri messaggi, veniamo a parlare del campionato di eccellenza. Sandro, prova superata, direi, del Fiorenzuola, che è riuscita a pareggiare 0-0 sul campo della capolista e squadrone della categoria Lentigione, e quindi direi che si è dimostrato una volta di più la forza di questa squadra, la squadra costruita per fare molto molto bene in questo campionato. No, beh, è una squadra costruita per vincere, senza mezzi termini. Ora, diciamo che Lentigione è una squadra fortissima, però hanno giocato alla pari, è un pareggio meritato da quello che ho sentito, contro una grande squadra, quindi voglio dire, questo dà ancora dà ancora un'immagine più importante a Fiorenzuola, nel senso che può sicuramente farcela, è a 3 punti dalla capolista e quindi è solida, la società è solida e il gruppo è forte, e quindi onestamente ha tutte le qualità per poter diciamo, cercare di vincere questo campionato, Lentigione permettendo, ecco. No, perché io leggo la formazione del Lentigione: dal 7 all'11 Tarana, Visioli, Miftah, Pè e Napoli, cioè, quindi no, ma basterebbero questi nomi qua per... Sì, però voglio dire, non è che il Fiorenzuola gioca con il Pinco Palla, voglio dire. Vabbè, però voglio dire, questi sono tutti giocatori che possono giocare in Serie D tranquillamente, no, i nomi sì, che ho detto adesso. Sì, però i nomi a volte si spera sempre, quando ci sono, io penso che quando nelle squadre ci sono troppi nomi, a volte magari si pensa più al nome che a correre. No. E quindi il Fiorenzuola deve fare proprio... leva su questo. No, comunque facciamo tantissimi complimenti a Fiorenzuola, che è riuscito a tornare con un buon punto della Lentigione. Bene il Royal Fiore, che vince in casa 2-1 contro la Centese al 90° su rigore. Rigore, quindi... Cambielli, gioiellino della squadra. Beh, Cambielli sta facendo bene, molto bene, e direi che è una vittoria tremendamente importante per il Fiore, perché è sempre chiaramente inguaiata nei bassi fondi, ovvio, però non perde, e ha praticamente, teoricamente, diciamo che ha 4-5 punti dalla salvezza, quindi voglio dire, nulla di impossibile, e sono convinto anche che Totò Rizzo, presidente, a dicembre andrà anche sul mercato. Ecco, era partita male perché era sotto di un gol, poi ha pareggiato Zamboni e proprio deciso il 90° un rigore. È la prima vittoria del nuovo allenatore, quindi è un'iniezione di fiducia a lui e a tutto l'ambiente. Complimenti a Totò Rizzo e alla sua squadra. Isi, un messaggio? No, sì, volevo dire, allora, il nostro amico Nicola da Piacenza, volevo dire che il suo messaggio non è stato bloccato, ma è stato letto, è stato il primo messaggio letto nella trasmissione, perché c'era arrivato già alle 5. Quindi non è stato bloccato da Carlo, come invece pensa. Bloccato da Carlo? Sì, perché prima c'era quel messaggio di Giglio, che avevamo già letto, è arrivato 2 volte, perché probabilmente ce l'ha mandato anche adesso, però era lo stesso messaggio che abbiamo già letto all'inizio. Benissimo. Isa, però adesso, prima di leggere altri messaggi, ci fermiamo un attimino, poi leggiamo i messaggi e chiudiamo il discorso dell'eccellenza che sentendo Enrico, e parliamo di promozione. Sì, quindi restate con noi, ci vediamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Nuova Caser, serietà, assortimento, qualità e competenza. Nuova Caser è specialista in guarnizioni di tenuta delle migliori marche, anche personalizzabili su richiesta specifica. Cuscinetti a sfera, a rulli cilindrici o conici e a rullini, anelli o ring, anelli di tenuta olio. Nuova Caser fornisce inoltre raccordi per alta pressione, sigillanti speciali e ad elevata tecnologia, lubrificanti per uso industriale, agricolo e automobilistico, attrezzature per la manutenzione. Major Sport, il negozio degli sportivi. Tutto per calcio, volley, basket, rugby, running e tempo libero, abbigliamento e calzature. R.A. Point e Nike Football Shop. Major Sport è specializzato in forniture per società sportive. Grande novità, ricamatrice per personalizzare al momento le vostre calzature. Major Sport è in via Emilia Pavese 203, Sant'Antonio, Piacenza.
Rossetti Market ti aspetta sulla via Emilia nei pressi di Alseno. Siamo il vero centro geografico e commerciale nel cuore delle province di Parma e Piacenza, il grande magazzino sempre pronto ad offrirti una gamma di oltre 40.000 articoli. Rossetti Market vuol dire ferramenta, giardinaggio, antinfortunistica, accessori auto, elettroutensili, idraulica, fai da te, edilizia, prodotti per la casa, elettrodomestici, riscaldamento, elettricità, telefonia, personal computer, TV e hi-fi. Da Rossetti Market puoi trovare piccoli casalinghi, colori, vernici, legname, porte per interni blindate, barbecue, di tutto, di più. Rossetti Market è la qualità al miglior prezzo, consulenza sugli acquisti, assistenza sui prodotti con consegna a domicilio. Vieni a trovarci dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e il sabato e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Rossetti Market, il tuo unico grande negozio sotto casa. Nuova Caser crea con il cliente un rapporto di piena fiducia. Ricchezza dell'assortimento, qualità dei marchi trattati, consulenza e servizi sono i punti di forza che ci consentono di rispondere ad ogni specifica esigenza. Grazie alla partnership con i migliori marchi nazionali e internazionali, Nuova Caser interviene con rapidità, professionalità e competenza per offrire assistenza anche in casi urgenti. Nuova Caser offre al cliente la propria consulenza, studia e propone soluzioni personalizzate con tecnologie e dotazioni all'avanguardia. La certificazione UNI EN ISO 9001-2000 conferma l'identità di Nuova Caser, una struttura collaudata e funzionale, attenta e competitiva. Visitaci sul sito www.nuovacaser.com. Eccoci, siamo in onda. Sì. Allora, chiudiamo il discorso che riguardante l'eccellenza, ricordando anche che la Fidentina, Sandro, non è andata oltre il pareggio. E qui c'è, visto che Ortali è un ex direttore sportivo, quindi, e ha avuto come a sua dipendenza anche l'amico Massimo, quindi sì, lasciamo che lui. Tra l'altro gli è andata malino, perché penso che abbiano preso l'1-1 proprio alla fine della partita, stavano vincendo 1-0. E penso che abbiano subito il pareggio negli ultimi minuti, se no oggi sarebbe seconda da esatto, sola. Contro la Bagnolini, però sempre campionato molto molto positivo. Con una buonissima squadra che ha il valore aggiunto, io credo che sia Massimo. Ebbene, anche il nostro amico presidente Sandro Sasso Maggiore. Molto bene, ha 20 punti, quindi... Voglio dire, stanno facendo un campionato e il Sasso Maggiore come, è ancora più una sorpresa che la Fidentina, ti devo dire, paradossalmente. E la Fidentina, Massimo aveva detto, ma i giocatori sicuramente ha dei giocatori competitivi, ma sono d'accordo che il valore aggiunto è massimo in questa squadra. No, poi sono molto contento perché si sta riprendendo molto bene Luce, ha fatto 9 gol, credo che sia il capocannoniere. Sì. Del girone, adesso non so quanti gol, non vorrei dire una sciocchezza. Sì, sì, è capocannoniere del girone con 7 gol. 7 gol. E Lucio è un giocatore molto bravo, credo che abbia trovato un ambiente che gli fa molto bene. E questo è un grosso giocatore, in eccellenza è un lusso. Ecco, ricordiamo che domenica prossima il Fiorenzuola giocherà in casa con la Sampolese, mentre il Royal Fiore sarà di scena sul terreno della Virtus Pavullese. Adesso il Royal Fiore deve dare un po' di continuità ai risultati e deve fare almeno un filotto di 3-4 partite raccogliendo punti, perché se vinci ne una e perdi l'altra, insomma, cambia poco. Bene, messaggi Isa che continuano ad arrivare, grazie tante. Merli e Bracchi, pur di restare sul carro Piacenza, hanno buttato giù dalla torre il loro amico Viali, ma quando si dice personalità zero? No, non credo proprio. Questa è una cattiveria. Cattiveria, ma non credo proprio che sia colpa di. Credo che la persona che ha sofferto più di tutti per perché Viali è andato via sia Marzio. Marzio ha un legame di grande stima, di affetto con Viali, per cui questa è una cattiveria gratuita. Altro messaggio, Isa? Un invito ai presidenti: non invite contro gli arbitri in caso di decisioni dubbie, non siete esempio per i vostri ragazzi, a fine anno i conti più o meno tornano sempre. In bocca al lupo e San Rocco del nostro chauffeur di fiducia Michele. Messaggio per mio amico Luciano, a volte ritornano, grazie Ugo.
Ah, Ugo, questo è l'amico Ugo, è il papà di Francesco Sicuro. Complimenti Ugo, perché ieri sappiamo che tuo figlio Francesco non fa tantissimi gol, ieri è stato l'autore di uno dei due gol con cui il Gothic Garibaldino ha vinto. Però non è vero che i conti tornano alla fine dell'anno, No. No, assolutamente. Comunque ringraziamo Ugo perché eravamo in pensiero, tutti i lunedì si fa vedere sempre il suo messaggio, non l'avevamo ancora ricevuto, quindi grazie Ugo perché l'ho incontrato l'altro giorno in giro, ho detto che tutti i lunedì puntualmente manderò un messaggino, è stato bravo anche stasera. Grazie Ugo. Ortaldi faccia la sua convenzione fra il comune e propria Piacenza per quanto riguarda la tribuna, da un amico. Devo farla io la convenzione? Non credo. Non credo che tocchi a me. Io posso perorare la causa per quel poco che posso qui quando mi ospitano così gentilmente gli amici di Teleducato, ma più che denunciare questa situazione che è davvero scandalosa, insomma, per la città di Piacenza, ma non tanto per i pro, per tutte le squadre che vengono qui e si ritrovano di fronte un impianto del genere. Io se fossi il sindaco mi vergognerei di una cosa del genere, ma fortunatamente non lo sono un sindaco. Va bene, allora prima di leggere ancora altri messaggi veniamo a parlare di promozione. Bene la Castellana, Sandro, che vincendo 2-0 sul campo del Monticelli Terme è seconda da solo in classifica. L'ho detto a Mattia proprio... Gli hai detto che vincerà il campionato. Ai Santi l'ho subito pizzicato. Bene, li ho portato bene, hanno fatto un'ottima vittoria contro una buona squadra, il Monticelli. E quindi hanno fatto una vittoria che conferma che una squadra da vertice è una squadra che può vincere il campionato. Ecco qua i risultati. Bibbiano permettendo, perché è vero, il Bibbiano è uno squadrone, però onestamente loro... Chi è pareggiato con Carignano intanto? Vabbè, Carignano è secondo anche lui, non è una squadra di poco conto. Però è una squadra, la Castellana, che ha un'ossatura, mette sempre dei giovani importanti e li azzecca sempre. E quando va a prendere i giocatori, come questo Zanaboni, lo va a prendere giusto. Quindi una società che nel suo piccolo può fare grandi cose. E anche ieri Zanaboni Bertelli, ragazzo che giocava nel San Giuseppe. Esatto. E quindi hanno giocato ancora una volta. Enrico, questo non dire seguire i ragazzi. No, bisogna seguirli, bisogna affidarsi a chi di ragazzi se ne intende, come la Castellana fa affidandosi a Giancarlo Bolzoni. L'anno scorso gli ha portato Fornaciari, che adesso è la Fiorentina, quest'anno gli ha portato Bertelli, ha fatto la squadra delle juniores del Gazzola, primi in classifica, gli hanno vinte tutte le partite fino adesso. Sì, sì. Cioè, voglio dire, quando poi uno è capace di lavorare, i risultati si ottengono. La Castellana, il merito è che loro hanno un direttore sportivo che si fida, per cui quello che gli dice Bolzoni lo prende per buono. E poi quello che fa lui sul mercato dei giocatori, diciamo, di categoria, lo fa molto bene perché, come ha detto Sandro, compra poco ma bene. Compra i giocatori giusti, perché non è da prenderne tre giocatori per fare una... Ma ne basta uno, basta che sia quello bravo. E loro avevano bisogno di uno che facesse i gol perché hanno perso Piccetti, hanno preso questo e questo ne fa uno tutte le domeniche quando ne fa due. Quindi credo che meglio di così non si possa dire. Assolutamente, no, è vero, è vero. Mentre invece l'altra squadra di Castel San Giovanni, Fontana, vinceva 2-0 con gol di De Valle e Bontempi, ma purtroppo è stata recuperata dalla Castelnovese e alla fine si deve contentare solo di un punticino, quindi 2-2 per quanto riguarda il Fontanalba, che però perlomeno è ancora nella parte sinistra, quindi Fontanalba bene così. Ricordiamo che a livello di nomi, come dicevamo prima, sono ancora più altisonanti, se vogliamo, della Castellana. Però secondo me la Castellana ha un qualcosa in più, ecco, a mio giudizio, ha un qualcosa in più come freschezza, come cosa. Comunque Fontana sta facendo un campionato, come diceva Silicorni, che deve fare, e visto che domenica proprio c'è il derby, c'è questo derbissimo Castellana-Fontanaudo, quindi tutti al Pinetto Soresse. E quindi il DS chiaramente di parte del Fontana ha detto che loro sono si sentono superiori, e è l'occasione giusta per dimostrarlo. Ecco. Io, guardando la classifica e i numeri, mi sembra che superiori molto non lo siano mica, perché ci sono un bel po' di punti. Sono 9 punti. E poi se guardiamo i gol fatti e i gol presi, c'è una bella differenza a favore della Castellana, però
sulla partita, voglio dire, il derby può succedere di tutto, può vincere la Castellana, può vincere il Fontane, possono pareggiare, quindi non è questo che dimostrerà chi è la squadra più forte. Io dico che la Castellana poi ha come arma in più che è un ambiente assolutamente sereno, dove non ci sono esasperazioni, non c'è nessuno che grida, voglio dire, che si vinca e che si perda va bene lo stesso, e questo vuol dire molto alla fine. Bene. Ah, il Solagna, ricordiamo che Solagna vinceva al 92esimo, ha pareggiato, purtroppo ahimè. In attesa di vedere la domanda della serata, che è prontissima, leggiamo un messaggio e poi vediamo la domanda di questa sera. Marzio e Marco hanno un grandissimo rispetto di Willy, sono solo cattiverie quelle che sono state dette. L'abbiamo appena detto anche noi, quindi siamo d'accordissimo con quello che ha scritto il nostro telespettatore. Allora, possiamo vedere insieme la domanda di questa sera per il gioco del nostro sponsor Mezzosport. Torniamo ancora al pallone d'oro, non sappiamo mai quelle domande fare, quindi ci aggrappiamo al pallone d'oro. Chi ha vinto il pallone d'oro nella stagione 2009-2010 al Galà dei dilettanti? Quindi vi ricordo che parliamo sempre del Galà dei dilettanti, quindi quale giocatore ha vinto il pallone d'oro in quella stagione 2009-2010? Bene, vedremo se riuscirete. Questa volta non è facilissimo, perché è un giocatore che qui da noi, vi do un piccolo aiuto, non gioca più. Non gioca più nel panorama calcistico piacentino, quindi vedremo se riuscirete ad indovinare il nome del giocatore. Altro messaggio e poi passiamo alla prima categoria. Chi non conosce Marzio Merli personalmente, non conosce le sue competenze calcistiche, è meglio che non parli, perché è un direttore sportivo di categorie superiori e i risultati lo confermano, da Andrea. Abbiamo detto appena noi, adesso lo sanno. A me, Marco, probabilmente sai, io penso che le persone poi la devono, ognuno pensa come vuole. Infatti, noi abbiamo sempre detto che qui leggiamo tutti i messaggi e ognuno è libero di esprimere la propria opinione senza problemi. Marzio non sanno come Merli si è attaccato, invece è attaccato all'allenatore. Di la verità, Merli è attaccato a Piacenza. A Piacenza non se ne rendono conto nemmeno. È attaccato tantissimo a Piacenza, voglio dire, quindi. Sicuramente aiuterà adesso il nuovo allenatore Venturato, come ha aiutato Viali sicuramente. Prima di leggere un messaggio, mi stavo dimenticando e poi mi massacrano, vi voglio ricordare che anche quest'anno uscirà l'almanacco del calcio piacentino, quindi tutte le squadre dall'eccellenza alla terza categoria più la juniores nazionale, la juniores regionale, il calcio 5 e il calcio femminile. La presentazione ci sarà sabato 16 novembre presso il Bar Ponte, che noi conosciamo bene, Sandro, dell'amico Zavattoni, intorno alle ore 17, ma saremo più precisi lunedì prossimo. Quindi chi già da adesso volesse prenotare l'almanacco, perché vi ricordo che credo a febbraio uscirà in edicola, ma prima di febbraio lo potete comprare solo dal sottoscritto, dagli altri che hanno fatto uscire l'almanacco, quindi potete telefonarmi tranquillamente. Per chi non avesse il numero ve lo posso dare senza problemi, è 335 23 42 01, quindi magari anche col messaggio, chi lo volesse già prenotare, da sabato 16 il nuovo almanacco del calcio dilettantistico piacentino. Via i messaggi. Il pareggio il Soragna l'ha subito al 96esimo, peccato perché l'arbitro aveva dato solo 4 minuti. Ecco, quindi. È vero, è vero. Quando prende la Gazzetta di Parma c'è l'ex presidente che scrive Donna, e quello che... Lui non è un tifosissimo, però quello che succede dice, e quindi se protesta Tonna vuol dire che qualche ragione ce l'ha sicuramente. Vai con i messaggi, Isa. Domenica il derby sarà nostro e tutti ad esultare sotto la tribuna. Forza ragazzi, forza Fontana. Un pronostico degli ospiti sul risultato del derby? Un pronostico, Sandro. Il derby, di solito, adesso toccatevi pure tu. Benissimo. Di solito la squadra non favorita... A volte può spuntarla, in questo senso la non favorita è il Fontana, la sfavorita, ecco. Quindi a volte nei derby è così, succede spesso che la squadra non favorita vinca, possa vincere, ecco. Adesso quando ti vede Matteo sei a posto. Io dico che la Castellana secondo me come squadra ha qualcosa in più, nonostante che i nomi siano altisonanti, sì. Sono gli altri, però ha qualcosa in più, però il Fontana è una squadra che può vincere. Enrico? È un derby, l'ho detto due minuti fa. I derby sfuggono a tutti i pronostici, per cui può succedere di tutto e succederà di tutto anche. Vuoi provarci, Vicky? Io spero una vittoria del Fontana, perché in porta c'è un mio grande amico, Marco Villa, che saluto. Con cui classe 94. L'anno scorso a Piacenza, i primi mesi, con cui ho fatto anche la preparazione. Grande portiere.
Isa, vuoi sbilanciarti? Io? Ma non conosco. Non conosci. Fai un po' un risultato, così. Magari che ci azzecchi. Ecco, magari la volta che... Allora, sicuramente sarà 2-1, però non so per chi. Non so per chi. Vabbè. Io dico 1-1 con gol di Bertelli e Valla. Sì, ma te sei un politico, dai. Ma se è 2-1 vinco qualcosa? Vediamo. Vedremo da... Il 2-1, vedremo chi vince, magari se è generoso, vediamo se magari qualcuno... un omaggio. Ci può saltare fuori. Allora, andiamo con gli altri messaggi. Ballerini deve giocare, un ottimo portiere, forza pro. La mamma. Grazie. No, non so se la mamma qualcuno... No, non c'era, non era firmato. Non era firmato. Andiamo. Gozzano è stata sconfitta per colpa dell'arbitro. Ecco, abbiamo visto... Non... Magari tutto è colpa dell'arbitro, però abbiamo visto che era arbitrato veramente male da una parte e dall'altra. Domenica scorsa, l'arbitro Gozzano-Piacenza. Abbiamo visto delle, almeno le espulsioni, molte erano dubbi, perché tipo quella di Minasola, quella ormai era... il passato è passato. Ormai è una cosa passata. Ci sono state delle cose a favore e delle cose contro. Quindi... L'arbitro, cioè, non è, sì, non è che ha perso Piacenza per l'arbitro, dire. No, ma io suggerirei l'antidoping per gli arbitri. Dopo quello che ho visto... Napoli, Fiorentina-Napoli, ci vuole l'antidoping. Castellana davvero brava, allora è vero che può vincere il campionato di promozione? Ha detto Sandro, quindi. Sì. Sì, sì. Allora vince il Castellana. 2-1 per il Castellana. Bene, ha dichiarato 2-1 per la Castellana. Adesso secondo me Mathieu starà facendo gli scongiuri più possibili immaginabili. Ultimamente ci becco, quindi attenti. Attenti, una minaccia, attenti. Isa, prima di leggere l'ultimo messaggio ci fermiamo un attimino e poi iniziamo a parlare... Leggiamo i messaggi e iniziamo a parlare di prima categoria del campionato, interessantissimo. Sì, ci fermiamo ancora per qualche istante per la pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. Nuova Caser, serietà, assortimento, qualità e competenza. Nuova Caser è specialista in guarnizioni di tenuta delle migliori marche, anche personalizzabili su richiesta specifica. Cuscinetti a sfera, a rulli cilindrici o conici e a rullini, anelli o ring, anelli di tenuta olio. Nuova Caser fornisce inoltre raccordi per alta pressione, sigillanti speciali e ad elevata tecnologia, lubrificanti per uso industriale, agricolo e automobilistico, attrezzature per la manutenzione. Major Sport, il negozio degli sportivi. Tutto per calcio, volley, basket, rugby, running e tempo libero, abbigliamento e calzature. R.A. Point e Nike Football Shop. Major Sport è specializzato in forniture per società sportive. Grande novità, ricamatrice per personalizzare al momento le vostre calzature. Major Sport è in via Emilia Pavese 203, Sant'Antonio, Piacenza. Rossetti Market ti aspetta sulla via Emilia nei pressi di Alseno. Siamo il vero centro geografico e commerciale nel cuore delle province di Parma e Piacenza, il grande magazzino sempre pronto ad offrirti una gamma di oltre 40.000 articoli. Rossetti Market vuol dire ferramenta, giardinaggio, antinfortunistica, accessori auto, elettroutensili, idraulica, fai da te, edilizia, prodotti per la casa, elettrodomestici, riscaldamento, elettricità, telefonia, personal computer, TV e hi-fi. Da Rossetti Market puoi trovare piccoli casalinghi, colori, vernici, legname, porte per interni blindate, barbecue, di tutto, di più. Rossetti Market è la qualità al miglior prezzo, consulenza sugli acquisti, assistenza sui prodotti con consegna a domicilio. Vieni a trovarci dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 e il sabato e festivi dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30. Rossetti Market, il tuo unico grande negozio sotto casa. Nuova Caser crea con il cliente un rapporto di piena fiducia. Ricchezza dell'assortimento, qualità dei marchi trattati, consulenza e servizi sono i punti di forza che ci consentono di rispondere ad ogni specifica esigenza. Grazie alla partnership con i migliori marchi nazionali e internazionali, Nuova Caser interviene con rapidità, professionalità e competenza per offrire assistenza anche in casi urgenti.
Nuova Caser offre al cliente la propria consulenza, studia e propone soluzioni personalizzate con tecnologie e dotazioni all'avanguardia. La certificazione UNI EN ISO 9001-2000 conferma l'identità di Nuova Caser, una struttura collaudata e funzionale, attenta e competitiva. Visitaci sul sito www.nuovacaser.com.